Migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria non solo hanno affollato domenica 15 maggio le vie di Crotone per la tradizionale processione notturna della patrona, la Madonna di Capocolonna, che tornava dopo 2 anni di interruzione a causa del Covid. Essa è considerata protettrice del mare, dei pescatori e della famiglia. Nella notte tra sabato e domenica il consueto pellegrinaggio, che ha origini antichissime e affonda le radici nel culto di Era Lacinia, il quadro piccolo è uscito dalla cattedrale dopo l'una di domenica mattina alla volta di Capocolonna. Dopo le celebrazioni sul promontorio nella giornata di domenica, al tramonto è partita la processione in mare alla volta di Crotone, dove la sacra effigie è sbarcata intorno alle ore 21. La Madonna di Capocolonna ha un rapporto privilegiato qui, in questo luogo, con il popolo di Crotone. Tanto è che una identità tra Crotone e Maria è ravvisata da non pochi osservatori. Ma ogni anno sono emozioni nuove, perché ogni anno ci si ritrova con la grande folla di Maria, no? Siamo tutti convocati, la madre che convoca i suoi figli. Sì, si riprende questo pellegrinaggio che ha il significato proprio di attraversare le vie della città, vuol dire passare attraverso le case della gente e portare dentro questo nostro contesto un po', diciamo, deteriorato nei rapporti, nelle relazioni dalla pandemia dalla quale ci stiamo riprendendo, portare ancora una volta la parola forte e tenera di Maria, che vuol dire invito alla speranza. È un'emozione particolare, molto bella, rappresentare veramente la città di Crotone con questa fascia è bello, ecco. Sì, per me è la prima volta, ovviamente un ritorno alla normalità, viva Iddio, insomma la città di Crotone ha risposto c'era tanta attesa, è un momento molto particolare, un momento molto sentito, ma la mia presenza qui sta a certificare che è un momento sentito dall'intero territorio della provincia di Crotone. Vedere la città in festa, specie dopo 2 anni di pandemia, ritorna la nostra festa, la festa della Madonna di Capocolonna, è bello vedere tante persone giunte non solamente dall'Italia ma anche dall'estero, ecco, tante persone che vengono a affidare le proprie preghiere alla Madonna. Un'emozione che ogni anno ci unisce, oltre al fatto perché la Madonna unisce, la Madonna non è il fare il pellegrinaggio, la Madonna è colei che cerca di abbracciarci tutti. Certamente è un'emozione immensa, dopo 2 anni naturalmente di fermo. Abbiamo tanta emozione veramente stasera. La nostra Maria, che ci guardi. Poi il percorso dal lungomare lungo le vie cittadine stracolme di gente, in tantissimi come consuetudine anche dai balconi festanti. Piazza Duomo, Piazza Messinetti, Piazza Pitagora e Via Veneto sono state letteralmente invase. Tanta folla, ma la processione è stata sobria, come aveva chiesto il vescovo. La sacra effigie è infine arrivata nel Duomo, dove è stata riposta.